Buongiorno, buona domenica per voi, per me è lunedì mattina, sono le 8 quasi e mezza. Io sono praticamente quasi già pronta per uscire, ho solo la vestaglia, però sono già truccata, devo solo darmi il rossetto. E le temperature in mattinata sembrano essersi abbassate perché ci sono 17 gradi. Io in questo momento così avrei anche un po' freddo, però appunto ora devo decidere cosa mettermi. Stamattina andrò in centro, devo andare in centro perché facciamo che mi siedo mezzo secondo, così facciamo due chiacchiere. Devo andare in centro perché chi mi segue di voi su Instagram lo sa, praticamente tutto quello che io ho degli anni passati, parliamo di jeans, gonne e shorts di jeans, eccetera, mi va larghissimo, cioè ho praticamente perso quasi due taglie, no, senza il quasi, ho perso due taglie, quindi sono passata da una 44 a una 40/42, dipende, ecco, diciamo da, diciamo, una taglia barra due taglie, e quindi dovrei portare a far stringere tutto, quindi mi sono detta tanto vale che per portare a stringere tutto compro qualcosa direttamente di nuovo perché faccio prima. E quindi in particolar modo sarò alla ricerca di un paio di jeans, di un paio, cioè almeno una gonna, perché volevo una gonna di jeans, perché ne ho una che l'ho messa la settimana scorsa con tipo la cintura, ma veramente mi stava larghissima, quindi anche con la cintura è stato un po' problematico riuscire a utilizzarla e volevo vedere se trovo sta benedetta blusa animalier. Ho visto che c'è qualcosa da Stradivarius, anche un vestito animalier, ho visto molto carino. Quindi la mia missione di stamattina sarà appunto centro e shopping, farò questo piccolo investimento e per il resto, insomma, nulla di particolare, farò poi magari un giro giusto per vedere se c'è qualcosa di interessante e basta. Io direi che ci aggiorniamo poi direttamente dopo, vi faccio vedere come mi sono vestita e poi al mio rientro, insomma, dai miei 1000 giri del lunedì, mi prendete sempre in giro per le mie 200 cose del lunedì, però è vero, lunedì faccio sempre 200 cose. Eccomi qua, look di oggi, insomma, niente di che, blusa, jeans, all star bianche e ho resumato questo spolverino che non l'ho resumato, praticamente ce l'avevo nell'armadio, ho comprato l'anno scorso, un anno esatto fa, mai messo, che è questo qua di Zara, bellissimo, e quindi dato che se non lo metto adesso non so poi quando metterlo perché poi farà troppo freddo, insomma, per metterlo, ho deciso di approfittarne e mettere questo. Ora vado che il centro mi attende. Sono appena arrivata a casa, la situazione è tipo la seguente, vediamo ciò posso fare, ok. Allora, la giornata non è andata secondo i programmi, nel senso che tanto tolgo le cose, nel senso che sono andata appunto in centro e ragazze, cioè io non so se voi capita di... aspettate che vi sto facendo venire il mal di mare sicuramente, aspettate che mi tolgo almeno giacca e scarpe. Stavo dicendo, appunto, tanto le scarpe ce la faccio, che non so se voi capita di dire ah, vado in centro, faccio shopping perché... Questo mese posso fare shopping e quindi magari dice, potete, posso spendere magari quel qualcosina in più in vestiti e puntualmente non trovate nulla perché a me capita sempre così, costantemente, ogni volta. Poi magari nei mesi in cui dico vabbè, ho le bollette, vabbè, ho questo, vabbè, ho quell'altro, mi comprerei tipo tutto di tutti i negozi e infatti a sto giro che potevo non ho trovato praticamente quasi niente. Ma in compenso sono andata a casa di mia madre a pranzo, appunto vi dicevo che non è andato tutto secondo i programmi perché sono andata a pranzo da mamma e sono andato che ero in centro, poi insomma non ho approfittato, dico tanto mi sento dire che non vado mai, che non mi faccio mai vedere, ne ho approfittato e insomma sono andata a pranzo da lei e non era previsto. E quindi insomma abbiamo fatto un po' repuliste di roba che lei aveva, in cui non gli entrava più, tra l'altro abbiamo trovato gonne mie di almeno 10 anni, quindi sono tornata a casa con un cappotto e quattro gonne, quattro mini gonne di jeans, di cui una mia appunto di 10 anni fa. E quindi insomma alla fine ho fatto shopping a casa di mamma e quindi a volte vedete non buttare via le cose in cui non ci si entrava più. Può sempre tornare utile. E il rossetto, prima che me lo chiediate, è Fashion Legacy di MAC. Insomma, sono sempre quelli che uso. Ha resistito ai panzotti, al sugo di noci e alla carne. È un po' leggermente sbiadito, in fotocamera non si vede, però è un po' sbiadito. Dopo magari vi faccio vedere le gonne, non indossate perché ora non ho voglia di
provarmele tutte, ve le faccio semplicemente vedere, tanto non sono niente di che. E basta, oggi pomeriggio mi dedico proprio al relax. Penso che vincerà l'opzione divano e Netflix anche a questo giro. Magari non sta, ecco, se riesco girerò magari un video e ne monto uno che avevo girato la settimana scorsa che non ho ancora avuto tempo di montare, anche perché non ho fatto poi grosse... non ho girato, ecco, non ho più girato niente, quindi devo un attimo pensare al video più che altro di venerdì, perché per mercoledì insomma devo montare questo e domenica ci sarà il vlog. Poi da lunedì sono in ferie, quindi sicuramente devo fare tantissimi giri, rimarrò appunto come vi raccontavo insomma già nei vlog scorsi qua, però devo fare veramente 200 commissioni, voglio approfittare per andare con calma da Ikea, da Maison du Monde, devo farmi una bella lista di cose che mi servono da Ikea, anche perché tra l'altro credo, da Ikea no, però so per certo che da Maison du Monde c'è anche già la roba natalizia, quindi addio, e ne approfitterò sicuramente magari per vedere se c'è qualcosa di interessante, anche perché quest'anno il mio dramma sarà dove mettere l'albero di Natale, perché chi mi segue da tanto, comunque sia già dall'anno scorso, sa che io prima avevo l'ingresso, era fatto diverso, cioè avevo soltanto un blocco di Kallax, adesso è doppio. Quindi, essendo doppio, nel secondo pezzo che ho aggiunto era il posto adibito all'albero di Natale. E quest'anno non so come arrangiarmela, ecco. O sposto tutto leggermente un po', però poi c'è lo specchio. Quindi non so, devo un attimo ragionare il da farsi, come sarà. Tanto c'è tempo, lo so, però il tempo scorre inesorabile, quindi valuterò poi appunto il da farsi. Ora direi che si svuoto tutto quello che ho svuotato. E svuoto tutto quello che ho svuotato, svuoto tutto quello che ho comprato e quello che mi ha dato mia mamma, vi faccio poi vedere tutto, però devo appoggiare il cellulare perché sennò non ce la faccio, vi saluta anche il mio dito mignolo che non so perché è qua così. Le riesumate sono queste quattro. Allora partiamo da questa qua è della Fard. Io, voi della mia generazione sicuramente vi ricorderete la Fard e la Onyx, che era tipo il marchio in cui se non ti vestivi di quel marchio lì non eri nessuno all'epoca, quando eravamo più belle. E questa gonna qua io la mettevo quando avevo 20 anni, quindi parliamo di 10 anni fa, è molto particolare, vedete. E mi ricordo che siccome mi ero detto a mia mamma, perché guarda, io tanto non ci entro e non me la metterò più, ci entro di nuovo, voglio vedere se c'è scritta la taglia da qualche parte, non c'è la taglia, comunque questa qua ce l'avevo da tipo una vita. Questa era di mia mamma, che non se la mette più, questa idem, rimane più corta davanti e leggermente più lunga dietro, vedete che ha questo pezzettino fatto così, non è male indossata, è un pochettino più scura. E questa che aveva addirittura il cartellino, questa qua era di mia mamma ma non se l'è mai messa, fatta così, questa è carinissima. E per me che sono tipo amante dei collant, perché sono piena però non li metto quasi mai, perché negli anni passati ammetto di non aver mai messo gonne, e perché non mi sentivo a mio agio. Adesso magari risfrutterò tutta la situazione, anche se quella è molto chiara per adesso, però ora vedremo, sicuramente queste tre le sfrutterò tantissimo, non vedo l'ora. Hola. Allora siamo alle ore 8-10 di sera, non ho fatto la spesa oggi perché non ho voglia di andare al supermercato, devo dire la verità, sono andata giusto ieri da Lidl a prendere due o tre cose della linea Italiamo, perché sennò non trovo niente, perché la spesa credo di andarla a fare mercoledì mattina, perché ne approfitto anche qua per dirlo, tanto credo che duri fino a fine mese, è partita lo sconto grandi marche Coop del 30, 40, 50 su tantissime marche, quindi con probabilità farò direttamente spesona grossa alla Coop. Magari poi mi ci sparerò anche un video, dato che non ho il video per venerdì e quello di mercoledì devo ancora montarlo. Vi faccio vedere lo stato attuale del mio frigo, perché merita. Cioè, questo è lo stato attuale del mio frigo. È morte, proprio il vuoto, l'eco, cioè non c'è niente. E meno male che in freezer avevo l'amata zuppetta della Primia, quella di pesce. Ora appunto devo tirar su il coperchio e girarla, perché è pronta per essere girata. Un bel bicchiere di vino bianco, perché ci sta,
E niente, non ho i crostini, quindi utilizzerò il pane alle segale di Lidl, dato che ho quello. Praticamente io, cioè, in casa non ho niente. Ora tra l'altro la settimana che sarò in ferie avrò due cene, una se riesco con le colleghe e una sicuramente con le galline, le mie amiche. Quindi devo assolutissimamente andare a comprare, perché non so se no come poter preparare. Ciao, sono le 4 meno 10 del mattino. È la notte tra martedì e mercoledì e niente ragazze, io sono crollata a mezzanotte e mezza, mi sono svegliata alle 3:30 come se fossero veramente le 7 del mattino, pronta operativa per iniziare la giornata. Cioè, io sono svegliissima, il problema è quello. Ho acceso la televisione nella speranza di trovare qualche cosa di interessante, ricordandomi poi che ho Netflix, quindi potrei optare per Netflix. La realtà delle cose è che non ho voglia di mettermi a vedere telefilm, ho gli occhi un po' stanchi, cioè gli occhi un po' tendono a chiudersi, però non, cioè, provo a dormire, a riaddormentarmi, non riesco. Quindi niente, ho deciso che proverò a mettermi all'editing di un video, che in teoria è il video di mercoledì, cioè che in teoria sarebbe il video che io avrei dovuto caricarvi mercoledì, che però non so ancora se voi avrete visto oppure no, perché l'ho girato già tempo addietro, ma a mia discolpa, devo dirvi la verità, non ho avuto voglia di montarlo lunedì e insomma poi martedì ho lavorato tutto il giorno, quindi non sono riuscita. E cioè martedì, ossia ieri barra oggi, facciamo finta che ieri, e quindi vabbè, niente, questo è quanto. Fuori c'è vento, quindi anche il vento mi dà molta noia perché sbattono tutte le persiane. E quindi basta, ieri non ho vloggato niente e insomma è stata una giornata di lavoro normale. Le ferie si avvicinano sempre di più, tra l'altro quando andrà online questo vlog, ora che ci penso, sarà il giorno prima delle mie ferie, sarà il mio ultimo giorno di lavoro prima delle ferie. E tra l'altro appunto mi si prospetta un 10 giorni di ferie dove praticamente avrò più gente a casa che altro, perché insomma sono previste un po', non so se però, perché a volte parlo ma non mi ricordo se io le cose le dico, se le dico a voi, se le dico alle mie colleghe, se le dico alle mie amiche, quindi poi magari a volte mi ritrovo a montare pezzi di video e dico ma sei deficiente, l'hai detto l'altro ieri. Quindi nel caso sì, sono deficiente, ve l'ho detto l'altro ieri. Appunto ho un po' di, insomma, di via, avrò un po' di via vai a casa, nel senso che sicuramente una sera ci sarà cena con le mie colleghe, le quali hanno praticamente già scelto il menù e quindi a me toccherà solo eseguire praticamente le richieste, perché ormai c'è, cioè, stata quando ho fatto il tiramisù in barattolo si sono lamentate del fatto che io non abbia condiviso il tiramisù con loro, e le mini cheesecake al salmone che prima che poi mi chiedate la video ricetta, magari ve la linko qua sopra, l'avevo girato proprio forse nei primi tempi che avevo ripreso in mano il canale addirittura, e quindi le vogliono assolutamente. È un po' una menatina farle, perché comunque sono cose che richiedono un po' di preparazione prima, ma vedremo di accontentarle. E poi ci dovrebbe essere poi una serata, insomma, con sì, forse ve l'ho già detto, con le galline, con le mie amiche, quindi ovviamente aperitivi come se non ci fosse un domani, però insomma un po' da vedere. Insomma, in queste ferie vorrei fare tante cose, ma i giorni sono quelli, ecco, quindi vorrei anche un po' rilassarmi in onestà. E dopo questo monologo di 3 minuti e 45 io ora provo a mettermi al computer a vedere se riesco a montare questo benedetto video che avevo girato, in modo tale da mandarvelo online domani pomeriggio. Non lo so proprio se ce la farò, però ci si prova, vediamo. Allora, io ho parlato per 5 minuti convinta di aver tenuto rec. Va bene, dicevo, a dimostrazione che sono le 4 e 10 del mattino, oltre all'orologio e le mie occhiaie, c'è il fatto che sono tipo strasveglia. Vi stavo dicendo che ho deciso di farmi il caffè, perché una cosa fa alle 4 e 10 del mattino, si fa il caffè. Ero partita tutta energica, monto il video così lo metto a caricare, lo lascio in caricamento, domani pomeriggio così ci sarà online il video.
cioè, oddio, se riuscissi a tipo prepararmi alle 7 e dire ciao ragazze, vi giro il video, l'intro del video, anche perché non vorrei girarla in onestà in questo modo, un conto il vlog, ma l'intro dei video, cerco di farli quantomeno in condizioni presentabili. Vabbè, quindi vi stavo dicendo che l'intro del video io l'ho girata qualche giorno dopo aver girato tutta la pappardella del video, no? E quindi ho detto, vabbè, poi passo i file sulla sul computer. Sì, peccato che io non l'abbia fatto, abbia registrato degli altri video e abbia cancellato quel file pensando di averlo passato sul computer, cosa che io invece non ho fatto. Quindi, questa cosa proprio mi ha riempito il cuore di gioia. Di prima mattina facciamo partire la macchina del caffè. Ok, ore vi faccio vedere l'ora. No, da qua non mi si vede. Vabbè, sono le 5:35 del mattino. Io per montare 6 minuti e 16 di video ci ho messo un'ora e mezza. Quindi, questo solo per farvi capire, però sono contentissima perché è un video che mi ha preso tantissimo tempo per registrarlo e quindi veramente per girare questo video qua, che ora accorciato, insomma è a 6 minuti e 16, ma mi manca ancora la parte introduttiva e la parte finale del video che girerò ormai più tardi e il video probabilmente non so quando andrà online. Spero di riuscire a farlo andare prima di questo vlog e sono contentissima perché è venuto veramente bene. Infatti ho provato ad editarlo in una qualità superiore, in un formato un pochettino più grosso perché merita. E quindi probabilmente ci metterà 800 secoli a caricarsi poi su YouTube, però pazienza, cioè ci tengo proprio perché l'ho fatto bene. Insomma, una volta tanto che faccio un video fatto bene, ci terrei a dare una qualità in più. E niente, quindi questo per farvi solo capire quanto veramente magari dietro un video di 10 minuti ci possa essere un lavoro di ore. E niente, detto ciò, io ora non ho particolarmente sonno, però tanto sono le 5 e mezza, io devo andare a recuperare mia mamma per le 9 e mezza barra 10, quindi magari 2 ore a letto, ecco, mi ci butto di nuovo molto volentieri, quantomeno ci provo, però poi non so se riuscirò ad addormentarmi, anche perché appunto ho preso il caffè, ma è come non averlo preso, però sono contenta perché ho fatto una piccola cosa che io dovevo fare. Quindi ora ho finito di esportarlo in un modo, lo esporto comunque per sicurezza anche nella versione solita in cui sono solita esportare i video, in modo tale da capire poi alla fine quanto sarà pesante il file. Basta, ci vediamo poi direttamente più tardi. Chissà che ora mi alzerò. Hola! Oddio, c'ho ancora qua il cosino, sì, devo ancora farmi la frangia. Mi trucco con voi! No, scherzo, non sarà un get ready. Ma dato che appunto mi devo truccare, però farò soltanto tanto la prima parte del viso perché il mascara lo do solitamente dopo aver piastrato il ciuffo. Niente, inizio. Allora, conclusione della mia mattinata, barra nottata, non ho più dormito, nel senso che io non so, ho continuato qua su YouTube o su Instagram, non me lo ricordo. Vabbè, bando le ciance, cosa è successo? Che non ho chiuso occhio, ho finito di editare appunto, no, sì, ho finito di editare il video e insomma ve l'avevo detto, perché mi ricordo, ho ricordi di ciò. Tanto io se non vi guardo, però insomma vi racconto. Ho appunto finito di editare questo in un'ora e mezza, 6 minuti di video e niente, poi mi sono rimessa nel letto fiduciosa di addormentarmi, ma la fiducia, ciao, è proprio, era giusto fiducia. Dicevo, sì, nel mentre sì, faccio un po' impressione senza averle riempite le sopracciglia. Vi stavo appunto dicendo che era giusto fiducia la mia nei confronti del sonno perché mi sono messa nel letto e comunque niente, cioè proprio non la posso, cioè sono state 2 ore e mezza nel letto perché poi mi sono tirata su dalla disperazione, no, sono state 2 ore nel letto, scusatemi. Perché mi sono messa alle 5 e mezza, mi sono poi svegliata che erano le 7 e mezza, cioè svegliata, mi sono tirata su che erano le 7 e mezza, dico vabbè tanto basta, mi alzo. E tra l'altro nell'essermi alzata presto io sarei anche in ritardo perché
sono adesso le 8:30, poi è stata inonda tantissimo, insomma, conto di andare a recuperare mia mamma fra un'oretta. Ma prima vorrei girarvi, insomma, la parte introduttiva che manca del video, in modo tale che stavo pensando di finire, tanto devo solo attaccarci l'inizio e la fine e metterlo in caricamento mentre io sono a fare la spesa, anche se non amo lasciare il computer acceso, però vabbè, tanto non devo star via tantissimo, e in modo tale che almeno così, se il caricamento fosse di 200 ore, me lo carica insomma da lì a poco, quindi non ho l'ansia di dover dire, magari rischio di lasciare le ragazze senza il video della settimana, anche perché lo svuota la spesa, penso che lo girerò e poi però ve lo caricherò venerdì, quindi nel caso lo linko qua sopra. E a parte questo, non ho proprio tante idee su cosa comprare, nel senso che su alcune di alcune marche sì. Nel senso che sicuramente dovrò comprare testine di ricambio per lo spazzolino elettrico perché vanno a 2,40, sperando che ci siano perché appunto è iniziata lunedì questa promozione qua, però insomma io poi lunedì non avevo voglia di andare al supermercato. Ieri ho lavorato tutto il giorno, quindi non ce l'ho fatta, anche perché cerco sempre di andare in una delle Coop, quelle un pochettino più grosse che ci sono perché quantomeno è un pochettino più fornita, magari rispetto alle coppe più piccine, ecco. Quindi almeno cerco di andare più o meno a colpo sicuro e tanto ne approfitterò anche insomma per fare un po' di spesa di altre cose che magari trovo lì. Quindi non so quanto sarà un video light, considerato anche tutti gli aperitivi in vista che avrò nelle prossime settimane. Ok, mi sono spalmata la BB cream e puntualmente io ho delle mani poi fanno schifo. Quindi ora temporeggio un attimo prima di andarmi a lavare le mani. Di norma questo procedimento lo faccio con molta cautela. Vado di cipria, tanto ok, aprirla ci riesco con le unghie. Ok, tra l'altro cipria che mi sta finendo, porca vacca. Beh, mi è durata tanto, perché la cipria, questa qua di MAC che utilizzo, veramente io ci faccio botte di 1 anno e mezzo, considerato che io d'estate non la uso, quindi sì che la scadenza non mi ricordo, sapete di quanto è, però non ho mai avuto problemi del genere. Ok, sono incipriata, ora vado a lavarmi le mani, faccio il ciuffo e torno. E alla fine vi faccio vedere direttamente pronta. Questo è il vestito che ho acquistato lunedì da Stradivarius, quindi lo trovate ancora. Carinissimo, 12,99 euro. Era disponibile in altre fantasie, tra cui forse tinta unita nero, però tinta unita nero non lo so, secondo me fa molto morto. Tipo maculato, sul grigio, e alla fine ho optato per questo perché mi piaceva. Ho preso una S, beh, sono tantissimo perché vedete a me qua rimane leggermente largo, però è vestito anche perché è fatto, vedete, scampanato in fondo. Io sotto ho abbinato queste calze qui, che poi vi direte, ma sono rotte, no? Erano delle calze di Calzedonia che avevo comprato, e questo stivale qua di Nero Giardini che era di mia mamma, ed è passato a me perché in attesa di comprare il mio, dato che fuori piove, oggi ho deciso questo look qua, un look semplice per andare a fare la spesa. E vabbè, basta. Esco da questo momento di delirio, vado a vedere se il video si è editato, così lo metto a caricare e esco. Ce la posso fare oggi? Sarà una lunga giornata, già lo so. Ok, incredibile, ma il mio essere stata sveglia stanotte farà sì che andrà online il video il mercoledì. Quindi è quasi in carica, cioè quasi carico, mancano tipo il 2%. Devo finire di fare l'anteprima, le schede, quindi alle 2 sarà regolarissimo il video del mercoledì. Io sono felicissima. Ho girato il video svuota la spesone di oggi, quello probabilmente lo editerò stasera, passo direttamente i file sul computer e poi lo faccio stasera. Anche perché, tra l'altro, rimanendo in tema di caffè, sono in tenuta casalinga e
Cosa volevo dire? Niente, sostanzialmente ora devo finire di sistemare il bagno perché appunto l'ho lavato, quindi devo mettere tutto dentro e preparare qualcosa per pranzo. Ho fatto la spesa, è vero, ma la spesa importante che dovrò fare, la farò probabilmente quando sarò in ferie, devo fare un po' di spesa di carne perché sono veramente senza niente. Quindi oggi non era granché la carne che c'era alla Coop, quindi non l'ho presa. Quindi a pranzo mi farò un po' di riso, ho quelle simpatiche buste che vi salvano la vita quando non avete voglia di cucinare, che sono queste, e in particolar modo oggi lo chef propone zafferano e porcini. Quindi questo sarà il mio pranzo di oggi, intanto è quasi 1:20, volevo aspettare in onestà di finire di fare il video, però inizio ad aver fame, anche perché ho fatto colazione alle 7:30 con un plum cake, quindi inizio ad avere un certo languore. Dimenticata di chiudere il vlog, quindi dato che devo finirlo di editare stasera, ne approfitto per dirvi che ci vediamo con probabilità domani pomeriggio alle 2 con un nuovo video. Spero di riuscire a girarlo. E niente, vi lascio però prima con queste immagini qua. Ciao!